cosa chi sono lo sapete già bene, non lo dico neanche più. Andiamo avanti col lavoro dell'orto. È arrivata la rete, sto tribulando con il corriere. Vediamo se riusciamo a dare una mezza squadrata a questo settore qui dell'orto, perché ho voglia di fare un po' di lavoro così. Questo è uguale da una parte all'altra. Corda non ne ho più. Questa parte diciamo che la squadro così, poi chiudo questo lato e anche l'altro, però adesso non la metto subito la corda in tiro così, perché devo dargli una fresata ancora, quindi andiamo a formare le prode. Questa poi che è più corta, facciamo crack e partiamo a rovescio per fare l'altro giro. Allora, pensavo di fare tutte strisce da 60, quindi adesso vediamo in che modo, perché la prima la facciamo comunque per il lungo così, almeno un paio, poi le altre probabilmente le giro dall'altra parte, adesso vediamo un attimino come fare. Sto pensando di vedere se troverò o meno ancora molte radici sotto, spero di no. Da qui a lì tracchete. Poi qui ci sarà il bordo, basta, perché ci sarà la rete e ci si arriva solo da un lato, quindi in questo caso quando ci sarà la rete qui a questa troda qui ci arriviamo solo da questa parte, di qui dove c'è la rete a meno che non apri. Però qui in angolo lo faccio così tranquillamente perché so che devo mettere un qualcosa che non va neanche toccato. Quindi mettiamo in moto il macchinario qua e vediamo cosa fare. Prima fresata.
Eccoci qua. Dunque, prima parte, adesso andiamo a vedere. Comunque questa parte è bella mossa qui del centrale, del passaggio che farò, boh, adesso vediamo di che misura farlo. Pensavo di tirarla su e metterla comunque sopra, perché tanto di là andiamo a chiudere i passaggi con il cippato. Vediamo un attimo dove chiudere questa cosa qua. Vediamo. In via di confine qui, almeno abbiamo un'idea appunto di un allineamento. Così. Poi bella larga, va benissimo. Da palo a palo quanto ho fatto, 135, e lo facciamo, lo ripetiamo anche di qua. L'ho legata tutta così, sono i fili che avevo usato per i pomodori, ricordate che avevo fatto i pomodori con i fili, poi li ho legati tutti assieme, ho fatto un casino qua. Non è un problema, tanto non ho fretta, al limite spengo le telecamere, mi porto avanti. Poi riappaio ancora dopo, successivamente. Devo riapparire dopo che riavvio le telecamere. Non è annodata, eh? Solo che quando fate su la corda così, che tutti sti nodi che ha, viene fuori un casino. Guarda. Perché c'ha i nodini. Il picchio che sta lavorando, meraviglioso, anche lui ci tiene in compagnia. Il badile. Dunque, poi gli diamo una passata ancora, eh? Però
questa parte più mossa così. Avete visto le fasi precedenti dove mischiavo dentro il cipato, tutto il fresato che c'era a terra. Non le rialzo molto perché non andiamo bene con l'acqua, per cui se sono rialzate asciugano molto di più. Mi temo che, come in tutte le volte che ci vedono in questi ultimi mesi, anni qui, abbiamo problemi di approvvigionamento idrico. Adesso facciamo un'altra cosa, diamo una rastrellata appena qua, questa qua. Questa materia organica che era stata aggiunta poi si decompone nel suolo, lo arricchisce e diventa sempre più bello, morbido, più fertile. Poi purtroppo metteremo le reti perché, o comunque adesso ho l'ombreggiante, lì vedo, non vedo, da un metro tiro perché se mi passano dentro i cani, no, mi dispiace veramente. Ok, questi sono i passaggi, sono un po' stretti ma devo stringere perché ho bisogno di spazio. Togliamo questa corda di mezzo. Perché se la piglio dentro con la trincia, con la presa lì, faccio un macello. La spostiamo di qua un attimo, poi la togliamo. Via, state attenti quando appoggiate il rastrello, non vi resta con le punte in su, sennò vi saltano i denti.
stessa cosa. Spostiamo un attimo. Dopo i paletti, visto che ne ho due in più. Togliere quelli che abbiamo il punto di riferimento, facciamo la stessa cosa di qua. Quando becca o sassi o radici sotto micidiale, prima lo teniamo solo come riferimento, poi non resta lì, vedi, basta spostarsi di poco e poi va giù. Due sono pronte, adesso facciamo i passaggi, il tempo che gli do una passata ancora e poi facciamo i passaggi, eh? Andiamo a farci i nostri passaggi, questi sassi devo poi eliminarli da là. Dunque, gli ho dato anche una seconda passata, adesso facciamo semplicemente un'altra cosa, andiamo a mettere i passaggi. Vi faccio vedere come. Oh, si è dimenticato di mettere in modalità aereo il telefono, scusatemi. No, no, oggi è proprio zero, perché sono nella mia natura e buon fine. Non ho voglia di sentire il telefono. Quindi entrambe sono pronte. Adesso non facciamo nient'altro che fare una cosa di questo tipo. Guardate. Qui ogni tanto viene fuori qualche pezzo di tessuto, qualche fil di ferro. Qualcosa, vabbè. Adesso prendiamo questo. Con la carriola e poi rastrellarlo, probabilmente, proviamo. Sono un po' stretti i passaggi.
prenderne ancora. Poi se vi sborda un pochino, pazienza, non è che... Tanto tutta materia organica cippata che poi si trasforma nel suolo, si trasforma qui per terra e rimane ad arricchire comunque il suolo originale. In ogni caso non abbiamo aggiunto plastica. Tengo, faccio avanti i sentieri in questo modo, in modo tale da avere una parte più pulita dove si può camminare. Se vi va un po' sopra, male non gli fa. Poi successivamente, visto che il cippato ogni tanto, non è da escludere che io lo adopro anche per pacciamare le aiuole, perché poi vediamo, foglie ce ne ho ancora tante e altre cose ancora. Quindi andiamo avanti a formare il nostro giardino in questo modo. Questa materia comunque trattiene anche l'umidità se dovesse piovere, poi ci restituisce da sotto ai bordi anche delle due prode, quindi ci proviamo, eh? In ogni caso, va bene, adesso cominciamo già ad avere un'altra idea della disposizione del giardino. Un'altra carriola di roba si può aggiungere. Aggiungere l'altra chiave di roba, devo stabilire in che modo fare le altre parti. No, non devo mettere una seconda chiave, perché sennò poi quando vado a fresare l'altra striscia mi vado a prendere dentro anche questa parte. Oddio, a parte che lo delimiti anche abbastanza bene, ma no dai, lo mettiamo e poi decidiamo in che modo fare le altre parti. Eccomi di ritorno. Se ne serve di più, la devo prendere poi. Successivamente ne aggiungiamo ancora un po', ma specialmente qua in testa, questo lo distribuiamo così. E qui dopo quando si fresa quello che prende dentro, pazienza, non è che si ne cambia niente, anzi va sotto e arricchisce il terreno. Allora, ho fatto un altro passaggino. Allora, qua ci siamo. Adesso all'interno, adesso devi mettere un altro po' comunque, anche a telecamere spente, all'interno di questo stesso video tra un attimo vado a
impostiamo l'altra parte e poi dopo stacchiamo, perché tanto avete capito in che cosa consiste. Preparo delle fasce, i paletti poi intermedi vengono via, resteranno solo gli angoli dove recinteremo per non far entrare i cagnoli, e su queste fasce facciamo delle semine, mettiamo a dimora dei bulbi, aglio, cipolle, e lasciamo le parti libere per le patate e le altre cose. Quindi presumo di fare un pezzetto ancora, dopodiché stacchiamo le telecamere e facciamo qualcos'altro, insomma, va bene? Casino. Allora amici, il video termina così, perché adesso io cosa faccio? Stabilisco quella fascia lì quanto fa da larga, sarà quella delle patate. Vieni, anche se non dovresti entrare qua, vieni, venite tutte e due, venite tutte e due, anche te Kiba, vieni, vieni che te a fare due coccolini, vieni, vieni a fare due coccolini anche te, ma sicuro? Ma sicuro? Adesso non andare a prendere il giochino, perché tanto non ho tempo di giocare, va bene? Vieni Tati, vieni qua, vieni, salta qua. Dillo che io sono
un terrorista. Allora, il concetto è questo, faccio un video qui con la messa a dimora, con la semina di là, vieni Tiba, portalo, dai, qui vicino papà, qui vicino bene, no, più vicino, dai, aspetta, di là. Preparo quella fascia là per le patate, adesso vedo quanto fa la larga. E poi, come avete visto fare, praticamente nei passaggi tra una prova e l'altra, tra una fascia lavorata e l'altra, farò tutti i selciati con il cippato. Io vi lascio perché devo andare avanti a lavorare, spengo la telecamera perché non ho più voglia di seguire anche lì conta. Poi un giorno vi faccio un video specifico per farvi vedere come e in che cosa consiste il montaggio di un video. Farò proprio un video riprendendo io, riprendendomi col PC mentre lavoro, faccio solo dei pezzi, vi faccio vedere in che cosa consiste elaborare poi un video, quello che poi adesso voi magari vedete comodamente sulle vostre poltrone, a casa, sul divano, in macchina, dove volete, insomma, ecco. Però io vi faccio vedere che al di là di quello che è il lavoro in se stesso, c'è anche un lavoro da fare dopo. Vi lascio, vi saluto, sono soddisfatto, non so cosa dire perché sono gioioso perché a me piace lavorare nella terra. Vi lascio perché veramente c'ho da fare. Ciao, alla prossima, grazie a tutti, la vita in cascina continua.